Bentornati cittadini! Siete pronti a diventare tutti più ricchi l'anno prossimo? E farvi un bel tuffo dentro un mare di monete d'oro come fa Paperondi e Paperoni? No, tranquilli, sto scherzando. Anzi, al netto di bollette aumentate, costi di materia prima e quindi di prodotti in generale e anche il cibo aumentati, saremo tutti un po' più poveri. Ma secondo voi, basta ad esempio un po' di tachipirina per curare una, che ne so, broncopolmonite? Secondo voi, se dovete tinteggiare di bianco una parete di 500 metri quadri, vi basta un bicchiere di vernice? Ecco, questo è per farvi capire di quanto verranno abbassate le tasse ad ognuno di noi. Una goccia nell'oceano, un granello di sabbia in una spiaggia del... no, nel deserto del Sahara. Direte voi... Giacomo, siamo in Italia, che ci vuoi fare? Per quella volta che fanno qualcosa è meglio di niente. Sì, ok, ma se vi dicessi che, per esempio, quelle cifre, quei soldi che servono per coprire questo ammanco futuro di tasse potrebbero venire spese in maniera molto diversa e molto più fruttuosa per gli italiani, per creare quindi posti di lavoro e più efficienza su tante cose, eccetera, eccetera, e che anzi, tra l'altro, il guadagno che avremo sarà inferiore agli 80 euro di Renzi, arrivati a 100 poi col Conte 2, la pensereste ancora uguale? In pratica, le cose che il governo Draghi va a toccare sono tre. Le tasse che ogni cittadino contribuente paga con il proprio reddito, quindi della propria busta paga o delle fatture che emette se è una partita IVA, ma anche dalla propria pensione, quindi lavoratori e pensionati. Le tasse sui contributi che si versano mensilmente, peccato che la copertura per questa cosa sia di circa 1,5 miliardi per 20 milioni di persone, e che quindi porti al risparmio circa lo 0,5, cioè praticamente niente, neanche i soldi per un gelato. Ah sì, tanto per non farsi mancare nulla, durerà soltanto l'anno prossimo, 2022, e poi si rialzano di nuovo dello 0,5% le tasse sulle pensioni, come era adesso. E per finire, l'odiata tassa IRAP, che come sapete è la tassa che pagano tutte le aziende, imprese, negozi, partite IVA, eccetera, eccetera. Non importa se tu sei in default o hai un grande fatturato ma nessun guadagno, e anzi hai tanti costi magari perché hai un sacco di dipendenti assunti da pagare, più fatturato hai, più IRAP paghi. È una tassa un po' particolare, per quello molto odiata, peccato che serve per coprire parte delle spese sanitarie. Fatto sta che vogliono abbassare anche questa tassa, ma come vedremo non la abbassano praticamente. Prima di iniziare, tenete presente che per colpa dei rincari di luce e gas, delle materie prime, eccetera, eccetera, e per non farci mancare niente anche l'aumento dell'inflazione di questo periodo, praticamente si mangerà quel poco guadagno, risparmio di tasse che avremo dall'anno prossimo grazie al governo Draghi. Quindi comunque ci rimettiamo. Partiamo dalle tasse personali, ovvero l'IRPEF. Sia che siate dipendenti, lavoratori o partite IVA, ma anche se siete pensionati. Se avete un reddito, pagate le tasse. Sapete che quello che guadagnate, una parte va via in tasse, appunto, una parte in contributi, e quello che rimane è il netto col quale vivete la vostra vita quotidiana. Comprate il cibo, pagate l'affitto, le bollette, eccetera, eccetera. A seconda di quanto guadagnate al lordo, cioè prima di aver pagato le tasse e i contributi, rientrate in determinate categorie, chiamate scaglioni, che vanno da A un tot di ammontare di euro, se ci siete dentro pagate quella percentuale, se siete più alti pagate quella percentuale, e così via. In Italia abbiamo un sistema cosiddetto progressivo, ovvero all'aumentare del reddito aumentano anche in percentuale le tasse da pagare sul proprio reddito, quindi chi più ha più paga. Questi scaglioni sul reddito attualmente si dividono in 5 parti. Da 0 a 15.000 euro di reddito lordo annuo si paga il 23% di tasse. Tenete presente che esiste la no tax area, che il governo vorrebbe anche innalzare, ovvero chi guadagna fino a 8.000 e passa euro non deve pagare nessuna tassa. I pensionati, per esempio, fino a 8.500 euro. Le partite IVA, fino a 5.500 euro. Dai 15.001 euro fino ai 28.000 si paga il 27% di tasse. Dai 28.001 euro ai 55.000 si paga il 38% di tasse. Dai 55.001 euro ai 75.000
il 41% e da oltre i 75.001 si paga il 43% di tasse. Il governo Draghi, oltre che a abbassare le tasse, vuole anche ritoccare questi scaglioni, visto che, soprattutto rispetto agli altri paesi europei a noi vicini, sono troppo drastici e poco equilibrati, diciamo. Vi mostro adesso in questo grafico cosa vorrebbe fare il governo Draghi. Ovviamente vanno presi con le pinze perché sono proposte, visto che cambiano idea un giorno sì un giorno no, devono mettersi d'accordo tra partiti e ci sono i sindacati di mezzo e poi in Parlamento le cose potrebbero cambiare. Però intanto l'idea è questa. Da 0 a 15.000 euro si paga il 23%, quindi non cambia nulla rispetto ad adesso. Da 15.001 euro a 28.000 si pagherà il 25%, quindi il 2% in meno rispetto ad adesso. Wow, tanta roba! Com'è umano lei! Da 28.001 euro a 50.000 euro, il 35%, quindi ben il 3% di tasse in meno. Qui si stanno rovinando, signore e signori. Ah, sì, peccato che per chi guadagna tipo 51.000 euro l'anno, che ad oggi paga appunto il 38%, con la riforma Draghi dovrà pagare il 43%, cioè ben 5% in più rispetto ad adesso. Quindi sta gente qua si vede aumentare le tasse. Infine, dai 50.000 euro in su pagheranno tutti il 43%. Perciò uno che guadagna 51.000 euro sarà equiparato a uno che guadagna 75 o 100.000 o 1 milione di euro. Secondo me è troppo poco equilibrato e rispetto ad oggi pagherebbe molte più tasse. Ma in soldoni, quanto si risparmierà mensilmente? Quanti soldi ci rimarranno in più in busta paga / pensione? È ancora presto per saperlo esattamente, come vi ho detto. Dipende da molti fattori, dipende come si accorderanno tra di loro i partiti politici, soprattutto in Parlamento, quando trasformeranno questa proposta in legge vera e propria. Però più o meno vari gruppi di studio, giornali come il Sole 24 Ore, Open, hanno fatto delle stime. Ovviamente non teniamo in considerazione gli assegni familiari e altri sgravi che hanno alcune categorie. Ah sì, tranquilli, gli 80 euro di Renzi, portati pochi anni fa a 100 con governo Conte 2, rimangono per chi ne ha diritto, tranquilli. Il lavoratore dipendente medio, che ha un imponibile di 21.000 euro all'anno, lordi, pagherà 180 euro l'anno in meno di tasse, cioè diviso 12 mensilità fanno circa 15 euro al mese. 15 euro al mese, cioè manco una pizza fuori con gli amici. Per chi guadagna fino a 9.000 euro lordi annui, saranno circa 45 euro l'anno, ovvero 3,75 euro al mese, in pratica un caffè con brioche. I benefici saranno maggiori in proporzione per i redditi più alti, oltre i 38.000 euro lordi l'anno. E questa è un po' la critica che fanno alcuni partiti e sindacati. Passiamo al secondo punto, lo sgravio contributivo. In pratica si abbassa un pochino la percentuale di tasse che si devono versare per i contributi. Purtroppo però le risorse per coprire questa spesa sono pochissime e infatti, come anticipato, sarà pari a circa un 0,5% a persona. Praticamente è come non sentirlo. Esempio, per un reddito di circa 20.000 euro l'anno è poco meno di 10 euro al mese. Ah, in più c'è un'altra stupidaggine, per usare un eufemismo, secondo me insulsa, oltre al danno alla beffa. Questa cosa varrà solo per un anno, il 2022. Quindi questo risparmio di circa 10 euro al mese per chi guadagna 20.000 euro l'anno, per esempio, varrà solo per un anno. Cioè, che senso ha? Che motivo ha? Cioè, già è niente, in più vale un anno e l'anno dopo ritorni a ripagarli in più quei 10 euro che... Vabbè, secondo me, e non solo secondo me, visto che le risorse sono relativamente poche, se le diluisci in un mare di cittadini che poi gli rimane in mano un fiammifero, forse non è il modo più efficace, più efficiente di andare incontro ai cittadini. Magari spendendoli meglio per creare posti di lavoro, investire in ricerca, in cultura, in riforma della scuola e università, o come incentivo per le start-up, per le imprese, o borse di studio anche per studenti. Tanto per dire, cioè, a caso, secondo me avrebbero fruttato meglio che non dar 10, 15, 20, 30 euro in più alla popolazione. Se devi fare un taglio di tasse, tanti esperti dicono che comincia a cambiare la vita da un po' a medio a molto agli italiani, in proporzione secondo quanto guadagnano, almeno dal 15% in su di tasse in meno rispetto a prima, non lo 2%, lo 0,5%.
è come non sentirli, e se li mangia l'inflazione e l'aumento di spese di beni, eccetera. Ah, tenete presente che il governo Draghi sta stanziando miliardi per tenere basse le bollette, quindi tutto sommato pagheremo comunque di più, ma meno rispetto al previsto, ho capito io, però poi il gioco non vale la candela, comunque si spenderà di più rispetto a quello che si risparmia. Ultimo e terzo punto, l'odiata IRAP, appunto questa tassa che paga qualunque azienda, impresa, attività commerciale italiana, è odiata appunto perché non si basa sul guadagno dell'impresa, ma sul suo fatturato. Cioè un'impresa fattura per esempio 1 milione e ha un utile di, che ne so, 5.000 euro, cioè deve pagare la tassa sul milione, e più assumi persone per esempio, più hai costi, ti vengono calcolati anche quelli, devi pagarli anche sui costi. Quindi devi pagare una percentuale fissa ogni anno su tutto quello che hai. E se sei in default, pieno di costi, eccetera, paghi comunque. È una tassa che abbiamo solo in Italia, inventata qualche decennio fa per contribuire alle spese sanitarie. Fatto sta che non abbassano l'IRA, perché da sola, tutte le aziende messe assieme che la pagano ogni anno, vale allo Stato circa 38 miliardi. Ecco, 38 miliardi, ricordatevi. Lo Stato ne mette, per abbassarla, 1,3 miliardi. Scusate, 38 ne mette 1,3 per abbassarla. Cioè, manco sentirlo. Ma infatti qui il governo almeno ha preso una decisione un po' migliore, invece che diluire 1,3 miliardi per tutti, che quindi sarebbe stato veramente niente, pochi centesimi, pochi euro per azienda, ha deciso di non farla pagare più per niente ad alcune categorie, ovvero le partite IVA, le aziende individuali praticamente, le persone singole. Loro non pagheranno più l'IRAP. Si tratta di circa 900.000 persone che appunto costano 1,3 miliardi di mancato gettito. È già meglio, è già qualcosa. Quindi, come vedete, non è tutto oro ciò che luccica. Le risorse sono poche, troppo poche. Si poteva fare sicuramente di più, specie con tutti gli sprechi che ci sono in Italia, anche di denaro pubblico. Forse potevano essere usate meglio per creare ricchezza, lavoro, economia, startup, crescita, ricerca, cultura, altre cose. Vabbè, non sta a me dirlo. Spero di esservi stato utile per fare un po' di chiarezza. Come sempre sapete che in questo canale cerco di spiegare la politica con la P maiuscola sotto tutti i punti di vista e da un punto di vista anche diverso rispetto al solito. Toccando economia, cultura, istruzione, ricerca, parlando con professionisti e cercare di valutare il mondo da una prospettiva costruttiva, dando anche soluzioni razionali e studiate da parte anche di esperti. Se vi piace l'idea, iscrivetevi al mio canale, cliccate sul link qui sotto e anche sulla campanella per rimanere aggiornati e sapere quando usciranno i prossimi video. In più, devo ringraziare di cuore una persona che tra voi è un mio follower, ma che crede talmente tanto a questo mio progetto di divulgazione politica costruttiva, che ha deciso persino di donarmi un caffè, diciamo, al mese, iscrivendosi a Patreon. Quindi io davvero di cuore ti ringrazio, Davide, perché le persone come te mi danno ancora più energia e più forza per andare avanti nel mio progetto. Vi ringrazio ancora di cuore e ci vediamo alla prossima puntata. Ricordatevi che sapere è potere e la conoscenza rende liberi.